Assenteismo di massa nel comune di Ficarra, in provincia di Messina. 23 dipendenti su 40 indagati dai carabinieri. Riscossione Sicilia. I sindacati scrivono al governo regionale per chiedere di rendere operativa la nomina nel nuovo CDA. Inaugurato all'Istituto Ciro Scianna di Bagheria il nuovo giardino e l'orto didattico. Bentrovati alla seconda edizione di Media News di giovedì 5 aprile. Assenteismo di massa nel comune di Ficarra, in provincia di Messina. 23 dipendenti su 40 indagati dai carabinieri. 16 le persone sospese. 23 dipendenti su 40 del comune di Ficarra, in provincia di Messina, sono indagati per assenteismo, un numero da primato emerso da un'inchiesta della Procura di Patti che ha portato alla sospensione dalla funzione per 16 persone. Il provvedimento cautelare interdittivo è stato eseguito da militari del Comando Provinciale di Messina su disposizione delle GIP. Per i 23 tra impiegati e dirigenti le accuse sono di truffa aggravata e continuata ai danni dell'ente pubblico e di false attestazioni o certificazioni. Il provvedimento nasce da un'indagine avviata nel 2016 dai carabinieri della compagnia di Patti che hanno accertato, anche attraverso riprese video, una cronica diffusa e generalizzata abitudine degli indagati, dipendenti a vario titolo del comune, ad allontanarsi per motivi personali dall'ufficio. I dipendenti finiti sotto inchiesta evitavano la timbratura dei cartellini o della scheda magnetica in modo da non far risultare i periodi di assenza dal lavoro e subire le decurtazioni di stipendio. Nel complesso gli inquirenti hanno accertato 650 assenze arbitrarie per un ammontare di oltre 12.500 minuti. Fra i 16 destinatari della misura cautelare anche 3 dirigenti, rispettivamente dell'area tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, che rispondono in concorso con gli altri perché avrebbero omesso di controllare i colleghi. I carabinieri hanno svelato l'esistenza, scrive il GIP, di un vero e proprio sistema fraudolento e patologico ai danni della pubblica amministrazione, sviluppatosi e rafforzatosi nel tempo in un contesto di anarchia amministrativa. Al comune di Ficarra, scrivono i carabinieri, l'azione dei pubblici dipendenti era svincolata da qualsiasi forma di controllo, un sistema di malaffare che per i suoi caratteri di pervasività e diffusione non poteva che realizzarsi e reggere nel tempo attraverso atteggiamenti di complicità tra controllori e controllati, in un clima di cronico disinteresse per le funzioni pubbliche svolte e di totale assenza di senso del dovere. Riscossione Sicilia. I sindacati scrivono al governo regionale per chiedere di rendere operativa la nomina del nuovo CDA e sbloccare le attività aziendali. Il mancato insediamento del nuovo CDA di Riscossione Sicilia sta provocando il blocco di tutte le attività non ordinarie della società. Chiediamo a tutti i soggetti che hanno potere in merito di rendere operativa la nomina dei componenti designati con il mandato di far transitare quanto prima le funzioni e il personale di Riscossione Sicilia S.P.A. verso l'Agenzia delle Entrate a Riscossione e di sbloccare la situazione. Lo scrivono i sindacati di categoria Fisac CGL, Snalec, Sinfub, UGL Credito e Unisin in una lettera inviata al Presidente della Regione, all'Assessore all'Economia, al Presidente della Seconda Commissione dell'ARS, ai presidenti dei gruppi parlamentari, alla ragioniere generale della regione. I sindacati regionali e il coordinamento aziendale chiedono anche il cambio in tempi rapidi dei vertici operativi dell'azienda, a partire dal direttore generale facente funzioni, verificandone anche l'eventuale incompatibilità con incarichi esterni già all'atto della nomina. Tra le conseguenze del vuoto ai vertici dell'azienda, informano i sindacati, la mancata adesione al nuovo contratto nazionale di categoria, nonostante la presenza alla trattativa di un funzionario, impossibilitato però alla firma vista la mancanza del CDA aziendale. I sindacati chiedono al governo regionale di autorizzare i vertici aziendali a firmare il contratto di categoria, in modo che i lavoratori possano, entro la prima metà di aprile, ricevere gli arretrati. Ricordano inoltre di aver denunciato negli ultimi 2 anni discrezionalità nella gestione della società su incarichi, gestione delle missioni, accordi sottoscritti e non rispettati sul salario ai dipendenti. Su ciò, sottolineano, registriamo la grave e colpevole iniziativa del socio regione a cui va posto rimedio per evitare il lievitare dei costi aziendali a causa di contenziosi e delle anomalie evidenziate.
Se il contenzioso non si risolverà rapidamente, scrivono, si potrebbe verificare l'aumento del numero dei dirigenti per effetto di discutibili e impugnabili revoche di avanzamento di carriera operate in base ad una fantomatica indagine della Corte dei Conti di cui nessuno ha saputo nulla e di altrettanto discutibili assegnazioni di incarichi. Nella lettera vengono anche reiterate le denunce relative a vessazioni di rappresentanti sindacali e di dipendenti considerati contro e al contrario benefit in termini di incarichi e trasferimenti per dipendenti a favore. Anche il premio aziendale, rilevano, ancora oggi viene erogato con assoluta discrezionalità e senza trasparenza. Domani sera al Teatro Politiama di Palermo la nona edizione di Parla Autismo, una manifestazione che accende i riflettori sull'autismo, patologia in crescita in base alle statistiche degli ultimi 10 anni. Come ogni anno, domani sera ci sarà la manifestazione dentro il Teatro Politeama e si concluderà all'esterno con l'accensione delle fiaccole che conclude la manifestazione. Come ogni anno i protagonisti della serata saranno i nostri ragazzi che si esibiranno in diverse performance. Quest'anno saranno protagonisti assieme a dei compagni di classe, proprio perché uno dei temi della serata di domani sera è l'integrazione e l'inclusione sociale, quindi loro dimostreranno proprio attraverso delle esibizioni sul palco come dovrebbe e può funzionare una vera e propria integrazione sia all'interno delle attività scolastiche che all'esterno. Durante la serata, oltre ad avere queste esibizioni, abbiamo i nostri momenti istituzionali che fanno una sintesi di percorsi e battaglie vinte e di percorsi e battaglie ancora da raggiungere, perché nel corso di questi anni molto si è fatto, ma ancora molto, molto, moltissimo c'è da fare. Noi da 9 anni abbiamo deciso, noi famiglie di Parlautismo, abbiamo deciso di uscire dal silenzio, di sensibilizzare non solo le istituzioni ma anche tutti coloro che non conoscono l'autismo, soprattutto perché non lo conoscono, devono essere presenti, devono essere al nostro fianco, accendere una fiaccola con noi. All'interno della manifestazione abbiamo anche dei momenti che portano un po' di allegria grazie ai nostri testimoni, alla Matranga e Minafò, che faranno dei piccoli sketch eventualmente con le famiglie. Abbiamo anche delle testimonianze ai genitori, uno di questi abbiamo al nostro fianco un genitore che porterà sul palco la sua testimonianza, che è Fabrizio Bracconieri. Poi abbiamo la proiezione di diversi video che fanno vedere come è possibile raggiungere dei risultati lavorandoci nel corso degli anni. L'autismo è una patologia ed è un modo di essere, ma come patologia è sconosciuto il perché, si ritiene una certa parte per motivi genetici, altre parti per motivi vari, ma sempre organici. Quindi non siamo lì a dire colpa dei vaccini, non stiamo lì a dire per uscire dall'autismo cominciamo a fare chelazioni, camere iperbariche. L'unico sistema che conosciamo e che come genitori abbiamo sposato e cerchiamo di far aderire tutti i nuovi genitori è chiaramente il cognitivo comportamentale, che consente ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, ai nostri adulti di migliorare il proprio stato di vita. Lo posso testimoniare io che ho il figlio a 34 anni, ma le generazioni nuove non sono come le generazioni di mio figlio. La generazione di mio figlio non ha potuto usufruire di quello che in questi anni le nuove metodologie hanno dato. Un'ispezione a Bellolampo alla quale farà seguito un'interrogazione in Consiglio Comunale per chiedere al Sindaco di vederci chiaro sul caos rifiuti a Palermo. La consigliera comunale UDC Sabrina Figuccia è andata alla discarica di Bellolampo per verificare lo stato in cui versa il TMB, l'impianto di tritovagliatura e biostabilizzazione dei rifiuti, che vengono poi conferiti in discarica, fermo ormai da diversi giorni. Vediamo il servizio.
a Palermo, presso la discarica di Bellolampo, sopra il luogo del consigliere comunale dell'UDC Sabrina Figuccia, per verificare lo stato in cui versa il TMB, impianto faraonico di trattamento a freddo dei rifiuti indifferenziati, fermo ormai da diversi giorni. Una visita ispettiva, quello che ho voluto fortemente realizzare oggi alla discarica di Bellolampo, all'impianto di TMB, guasto ormai da venerdì scorso, prima delle feste pasquali. Siamo qui invece all'impianto, al piccolo impianto, con il quale la RAP sta gestendo l'emergenza nella città di Palermo. Un impianto che, a differenza del mega impianto che attualmente è del tutto fermo e che è costato circa 28 milioni di euro, è invece costato poco meno di 1 milione di euro. Volontà politiche, vogliamo chiamarle così, o forti interessi più probabilmente, non hanno volontà di fare in modo che attraverso piccoli impianti come questo, ne basterebbero 3-4 al massimo, per poter gestire l'intero quantitativo di rifiuti prodotto da Palermo. Cosa è successo in questi giorni all'impianto di TMB della discarica di Bellolampo? L'impianto di TMB è al momento guasto, pare che i tempi per la riparazione vadano dai 15 ai 20 giorni, quindi l'emergenza rifiuti a Palermo temo che prenderà dei toni e delle portate davvero preoccupanti. Perché non investire su 4-5 piccoli impianti anziché puntare su una struttura faraonica continuamente soggetta a guasti? È emerso chiaramente come l'impatto in termini di gestione di una macchina, di un piccolo impianto che può gestire circa 400 tonnellate al giorno, sarebbe di gran lunga più facile gestione rispetto all'impianto milionario di circa appunto 28 milioni di euro, sul quale ricadono tre ordini di problematiche. La prima, diciamo, i sovraccarichi a cui è sottoposto quotidianamente. L'altra, che è conseguenziale, è relativa alla manutenzione ordinaria che, a causa di un sovraccarico di lavoro, è impossibile realizzare a impianto fermo. Ed infine c'è il problema delle manutenzioni esterne, che saranno oggetto di una mia precisa e puntuale interrogazione, con la quale chiederò esattamente quali e quanti sono i costi che la macchina amministrativa comunale e non solo sono costretti a sobbarcarsi a causa di manutenzioni esterne che probabilmente invece potrebbero essere gestite dalle maestranze interne. Inaugurato all'Istituto Ciro Scianna di Bagheria il nuovo giardino e l'orto didattico. Una bella iniziativa per insegnare ai giovani il rispetto per la natura e la cura che ci circonda. È un'iniziativa promossa appunto dalla componente genitoriale del Consiglio d'Istituto, molto apprezzata e condivisa da tutta la scuola, dal nostro dirigente, dalla professoressa Carmen Tripoli, dalla Commissione Ambiente nella persona della professoressa Doriana Zarcone e da tutto il Consiglio d'Istituto, ma in particolare tengo a precisare da tutti i genitori della scuola, dove infatti ogni bambino ha dato un proprio contributo volontario per l'acquisto di tutte le piante che voi vedete in questo meraviglioso giardino, e fra poco saranno loro i protagonisti di questa giornata, perché con la collaborazione del CREA e degli agronomi del CREA verranno appunto loro stessi e saranno protagonisti nella piantumazione di alcune specie di piante. Abbiamo realizzato due cassoni, in un cassone verranno appunto piantate tutte le piante aromatiche, nell'altro cassone tutti gli ortaggi. Noi non abbiamo un grande giardino, però è una piccola area che ora è stata recuperata, è stata curata, sono state piantate tante appunto, ecco, piante autoctone, insomma locali, è stato fatto un percorso di odori, di profumi, di aromi tutti nostri, siciliani, insomma, in vista proprio, ecco, di quello che è anche il nostro progetto, l'idea progettuale, ecco, della nostra scuola, che è quello del recupero anche delle tradizioni e delle belle, insomma, delle ricchezze che abbiamo nel nostro territorio. Questa iniziativa l'abbiamo presa, così come tante altre, perché abbiamo già operato in moltissime scuole del comprensorio, da Altavilla a Bagheria, perché è istruendo le generazioni future che si può ottenere il massimo, educandole all'ambiente, educandole ad avere rispetto per la natura
e soprattutto a far comprendere quanto è bello e al contempo interessante operare in questo settore. I bambini già hanno conoscenza di quello che è cosiddetto, tra virgolette, lo sviluppo della pianta che loro poi andranno a consumare e che comunque loro comunemente vedono nei fruttivendoli, però in questo contesto vedono quando viene piantata, come verrà, quando crescerà e soprattutto quando ne faranno prendere cura di questa pianta direttamente. Oltre alle piante da orto, loro si renderanno conto anche con quelle aromatiche, in particolare con i loro profumi e i loro aromi, loro avranno coscienza di quello che comunque sono queste piante piantate in questo contesto scolastico direttamente. È un'iniziativa lodevole, una scuola è un piccolo comune, infatti la preside si è trovata ad avere gli stessi problemi che può avere un comune a gestire un'area verde che non è una grossa, diciamo, appezzamento di terreno, però anche nella sua piccola, diciamo, estensione ha avuto dei problemi. Ciò, problemi superati grazie alla preside, ultimamente alla Tripoli, la professoressa Zarcone, ma anche all'aiuto di tutti gli insegnanti e i genitori che hanno contribuito alla riqualificazione di quest'area verde. Anche oggi noi siamo anche qua per donare come Pianadoro degli archetti acustici alla scuola che ci ha fornito degli spettacoli, quindi in questo momento aumentiamo sia la dotazione tecnica, ma abbiamo anche fornito assistenza tecnica per quanto riguarda l'attivazione dell'orto didattico. Abbiamo accolto, io sono anche un genitore di uno di questa scuola, ma abbiamo accolto, devo dire, anche portato l'esperienza alla Casa del Volontariato per i progetti di comunità e in maniera gratuita abbiamo messo a disposizione le nostre capacità professionali con una sorta di autofinanziamento e abbiamo, penso, dimostrato un po' come il patto di collaborazione che abbiamo attivato nelle aree comuni e spazi comuni, che collaborando io penso si possano realizzare almeno il primo step, lo start-up. Poi ovviamente l'obiettivo è anche di coinvolgere anche gli altri soggetti per attrarre ulteriori risorse. Inaugurata la quadreria della Regia Università di Palermo, da Palazzo Abatellis alla Sala delle Capriate dell'Osteri, progetto realizzato da Unipa in sinergia con l'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, il Polo Museale della Galleria di Palazzo Abatellis e il Sistema Museale di Ateneo.
A Palermo da venerdì 6 aprile a domenica 8, tre giorni dedicati al cinema francese. Una rassegna cinematografica con ingresso libero al cinema De Seta all'interno dei cantieri culturali della ZISA, organizzata dall'Istituto Francese Palermo e giunta all'ottava edizione. Si tratta dell'ottava edizione del Festival Rendezvous, appuntamento con il nuovo cinema francese, che è organizzato dall'Institut Français Italia, ambasciata di Francia in Italia, in collaborazione con Unifrance e con il sostegno della BNL, main sponsor. Ottava edizione del Festival, ottava edizione a Palermo pure, con un focus dedicato quest'anno a un grande regista francese contemporaneo, Bruno Dumont, autore di 10 film, noi ne faremo 4. Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 aprile, alla presenza del regista il sabato 7 e la domenica 8. Siamo presenti da tantissimi anni, più di 60 anni a Palermo, con diversi nomi, Centro Culturale Francese, ormai Institut Français Palermo, e in effetti svolgiamo molte attività culturali, in particolar modo nel cinema e Rendezvous. Abbiamo una programmazione cinematografica tutto l'anno, in particolare il martedì con Ciné Mardi, ma c'è un momento particolare durante l'anno che Rendezvous, che ogni anno ad aprile. È un cinema molto particolare, questo fa il suo, penso che sia la sua qualità, e all'interno del cinema francese il cinema di Bruno Dumont è ancora più particolare. Lui è una specie di enfant terrible del cinema francese, che ha cominciato la sua carriera, il primo lungometraggio che faremo, La vie de Jésus, L'età inquiète in italiano, è del 1997 ed è stato subito un caso clamoroso in Francia, seguito da L'Humanité, che proietteremo anche venerdì 6 alle 20:30, L'Humanité che ha avuto un premio, il Grand Prix del Festival di Cannes, che gli aveva dato David Cronenberg in particolare, e che è un film che è stato uno scandalo, distribuito in Italia con dei tagli. Ovviamente noi proietteremo la versione integrale, e poi faremo altri due film, Jeannette, L'enfance de Jeanne d'Arc, che è l'ultimo film di Dumont, che è in uscita in Italia in questi giorni, e poi una cosa eccezionale che è del 2014, che è Petit Quinquin, che era nasce come una miniserie televisiva sul canale Arte in Francia nel 2014, e che proietteremo, come già si è fatto in diversi festival, nella sua versione per intero. Sono 200 minuti, ma è una cosa assolutamente geniale, che segna una svolta anche nel cinema di Dumont, una svolta comica, è un film telefilm molto molto comico. Ma comunque sì, il cinema francese è particolare, e direi che c'è oggi, nell'estetica di oggi, nel mondo di oggi, c'è bisogno anche di un'altra voce, di un altro tipo di immagine, e spero, penso che il cinema francese sia anche a questo punto di vista sia molto utile al cinema, ma non soltanto. È aperta a tutti, ad ingresso libero, è l'occasione di scoprire questo regista, che risponderà alle domande del pubblico dopo ogni proiezione. È un'occasione di scoprire, sì, un cinema diverso, poco distribuito, di nicchia, sì e no, cioè lo è per forza, ma secondo me può essere molto godibile per un più grande pubblico. Il regista e attore pugliese Matteo Pedone è impegnato in questi giorni nelle riprese della fiction dal titolo Commissario Spiedone, riprese anche in Sicilia, a Palermo. Va Gina, va. Deve essere stata strangolata da una persona che conosceva, perché non ci sono segni di resistenza. Il commissario Spiedone è l'imbroglione, perché questo commissario è un po' imbroglione, si prende i meriti dei casi risolti, alla fine una bambina con un sacerdote, una poliziotta, Sandy, che risolvono i casi. E questo commissario si prende sempre i meriti. Spiedone perché? Io mi chiamo Matteo Pedone. Spiedone è perché questo pedone è un po', diciamo, mangia troppo, e quindi Spiedone... Quindi poi diventerà Spiedino, perché si mette a dieta, dimagrisce e diventa Spiedino. Da Spiedone, Spiedino, vi ho detto già il finale, non dovevo dirlo. Abbiamo detto in lavorazione, si lavora, si gira in Puglia, in Campania, si arriverà anche in Sicilia. Certo, io oggi sono qui perché ho fatto una sorpresa all'amico mio Francesco Benigno, che fra l'altro insieme alla compagna Valentina Magazzù, no? Sono protagonisti di un episodio, di uno splendido episodio, no? E quindi gli ho fatto questa sorpresa per questo evento che faranno dei casting domani,
con l'associazione culturale Meri per sempre, quindi gli auguro un in bocca al lupo e invito tante persone a partecipare, perché è nata questa realtà a Palermo, bella, bella, e dico di partecipare a tutti, no? E quindi io, vedendo questa bella città, ho pensato di fare anche delle riprese proprio di un episodio qui a Palermo con l'aiuto del nostro grande amico Francesco Benigno dell'associazione culturale. Quindi cercherai anche attori palermitani o siciliani comunque? Specialmente siciliani, io sto cercando proprio un attore siciliano verace. Oh, Matteo, stai cercando cosa? E hai avuto nel tuo episodio, uno degli episodi, il più, insomma, siciliano dei siciliani, Francesco Benigno, ancora mi cerchi gli attori, che cosa vuoi dire con questo? E c'hai ragione, però io ti ho arrestato a te, Francesco, ti ho arrestato. Ho lui si chiamava Mingo Iazzo, e mi ha fatto incazzare, Mingo, deve essere, mi incazzo io. Comunque, bravissimo Francesco, però io voglio dei tuoi talenti, no? Tu adesso vieni all'associazione culturale, lui è bravissimo, e poi è uno che, insomma, ha delle idee innovative, dà opportunità ai giovani con l'associazione, associazione culturale, mi fa un bapperare pure a me. L'associazione culturale Meri per sempre, ci saranno tanti volti interessanti. Vieni qua in Sicilia, perché il cinema qua in Sicilia ha bisogno di registi, e quindi Matteo Pedone, Spiedone, Limbroglione. Sarà qui a Palermo tra un paio di mesi. Un paio di mesi, ma non solo nuovi talenti, anche degli attori, no? Che tu comunque adesso farai dei casting, prenderemo degli attori. Vabbè, Scintilla, abbiamo detto nel TG di ieri, insieme qua alla nostra carissima. Il cortometraggio Scintilla, nella sceneggiatura di Manuel Benigno. No? Manuel Benigno, c'è anche Valentina Magazzù nell'episodio, che poi, insomma, la conduttrice di un format proprio di Tele One allo specchio. E quindi grazie di essere venuto, grazie di dare opportunità ai palermitani, non so. E grazie a Tele One. Grazie a Tele One. Abbiamo fatto questa sorpresata. Si può dire sorpresata qua. A Francesco. Mi ha portato la sorpresa. Certamente. Mi ha portato pure la sorpresa. Allora, io volevo dire anche i nomi degli altri attori: Francesco Benigno, Valentina Magazzù, Maurizio Mattioli, Beppe Convertino, Gerardo Placido, Rocco Pietrantonio, Nicola Di Canosa, Celeste Biranzuoli, tanti, Giovanni De Crescenzi. Parecchi. Aggiungeremo quelli che sceglierai per le riprese che farai a Palermo. Certamente. Soprattutto magari sconosciuti con il talento. Con il talento, perché Francesco è bravo in questo, scoprire talenti. Me ne vado. Però veloce, non lenti, una cosa veloce, scoprire veloce, non li scoprire piano piano. Abbiamo qui l'eroe! Portatelo via! Commissario Spiedone, complimenti, facciamo ce l'abbiamo fatta, Anche per questa edizione è tutto, vi do appuntamento ai prossimi notiziari di Media News.